Ci sono misteri nella cronaca che, quando restano irrisolti, sembrano destinati a rimanere per sempre nelle memorie della gente, a segnare i ricordi di un'intera collettività. Sono quelli che avvengono a persone per le quali mai ti saresti aspettato qualcosa del genere e che avvengono in luoghi così tranquilli che nessuno immaginerebbe teatro di qualcosa di così spaventoso come un omicidio. Il caso di Floride Cesaretti è uno di questi. Mai nessuno avrebbe potuto pensare che una persona come quella, che lavorava in un posto come quello, potesse essere la vittima di uno degli omicidi più brutali che si possano immaginare. Non lei, non lì. Accade Urbino, in uno dei college della cittadella universitaria. È il 27 novembre 1998. Quel venerdì mattina è una giornata come le altre al College Il Colle, uno dei più tranquilli della tranquillissima università di Urbino, frequentato soprattutto da laureandi e professori. È presto, sono le 7 del mattino e tutto il college sta ancora dormendo, a parte chi sta per iniziare a lavorare, come le signore che si occupano della lavanderia. Una di queste è arrivata proprio a quell'ora e sta per prendere servizio, quando si accorge che c'è qualcosa di strano. C'è una collega che piange, disperata. Perché? Perché è morta la Floride, una collega che lavora al piano di sopra, in portineria. La Floride, si stupisce la signora della lavanderia. Com'è possibile? Ci ha parlato il giorno prima, a mezzogiorno, e rideva e scherzava come sempre. Che cosa è successo? Un incidente? È caduta per le scale? Si è sentita male? No, non è un incidente. Al piano di sopra ci sono la polizia e i carabinieri, e stanno parlando con Riccardo, il portiere che avrebbe dovuto rilevare Floride dal turno di notte. Riccardo sta raccontando qualcosa di strano, strano e agghiacciante. Erano circa le 6 del mattino quando era arrivato al college per dare il cambio a Floride. Era entrato dalla porta principale che gli era stata aperta da un professore che stava uscendo. Entrando, aveva visto un altro professore prendere un caffè alle macchinette che si trovano all'ingresso. E poi la sua attenzione era stata colpita da qualcosa di strano. Una poltrona appoggiata al bancone della guardiola, che aveva subito spostato, pensando al solito disordine degli studenti. A quell'ora, di solito, Floride era già pronta per andarsene, ma quella mattina non c'era. Riccardo aveva lanciato un'occhiata nella guardiola e aveva visto che la luce del bagno di sotto era accesa. Così aveva pensato che forse era in ritardo e che si stava ancora preparando. La porta della guardiola era chiusa dall'interno e allora Riccardo aveva saltato il bancone. Tutto tranquillo nella stanza dietro alla guardiola, come sempre. Riccardo aveva riposto la sua giacca e notato che il letto su cui riposa il guardiano di notte era fatto, con appena la coperta scostata, come la lasciava Floride quando faceva il turno. Riccardo si prepara in attesa che Floride esca dal bagno e intanto va a prendersi il cartellino di identificazione che sta dentro ad una cassettina, in un cassetto sotto al bancone. Solo che questa volta il cassetto è vuoto e la cassettina non c'è. È strano, pensa Riccardo, c'è qualcosa che non va. Riccardo comincia a preoccuparsi. Va verso le scale che portano di sotto, ai bagni e al magazzino, e si ferma subito sulla prima rampa. Perché sui gradini, in fondo, c'è del sangue. Pensa che Floride abbia avuto un malore, un fastidio, come lo chiamano da quelle parti, che sia caduta per le scale e che si sia fatta male. Così scende e la vede, distesa sul pavimento, a faccia in giù. Si avvicina e la chiama. Poi la vede meglio e allora si mette le mani nei capelli e lancia un urlo. Non si è sentita male la Floride, non ha avuto un fastidio ed è caduta per le scale. L'hanno uccisa e lo hanno fatto con una ferocia mai vista. Floride giace a faccia in giù sul pavimento, con la testa rivolta verso la porta della ghiacciaia, che è aperta. Indossa la divisa da portinaia del college, cardigan e gonna di lana blu e camicia celeste. Le mancano soltanto le pantofole, che sono di sopra, accanto al letto su cui riposava. È in ordine, a parte quattro bottoni della camicetta strappati sul davanti, che vengono ritrovati lontano da lei, su quelle scale che portano allo scantinato. Non presenta segni di colluttazione e di violenza sessuale, ma segni di violenza, di una violenza omicida insensatamente brutale, quelli sì. 22 colpi sulla testa e sul volto,
che le hanno fracassato il cranio e l'hanno uccisa. 22 colpi inferti con un oggetto piatto e dagli spigoli robusti e non affilati, proprio come un badile che stava in quello scantinato e che non viene trovato più. 22 colpi di badile. Secondo il dottor Adriano Tagliabacci, dell'Istituto di Medicina Legale di Ancona, la morte può essere collocata tra le 4 e le 5 di quel venerdì mattina. La scena del delitto, poi, è piuttosto strana. Le macchie di sangue, intanto. Ce n'è molto di sangue. C'è una grande chiazza attorno al corpo di Floride e ci sono delle strane striature chiare che disegnano un'ansa. Ma ce n'è anche sui gradini dell'ultima rampa di scale, sugli ultimi 4, e alcune strisce sullo sportello di un saliscendi che si trova sul muro del seminterrato. Sul pavimento, impressa nel sangue, c'è anche l'impronta di una scarpa dalla suola di gomma, un'impronta piccola, numero 38. La porta d'uscita della stanza è aperta. Fuori, all'esterno, c'è un sentierino parzialmente coperto di neve che presenta tracce di sangue, come se qualcuno avesse voluto pulire un oggetto piatto e affilato, come quel badile. E infatti, c'è proprio un'impronta nella neve, a mezzaluna insanguinata, come se qualcuno ci avesse infilato un badile. Non solo. C'è anche un asciugamano insanguinato, strappato da un porta asciugamani a rullo che si trovava nel bagno in fondo allo scantinato. Anche di sopra, nella guardiola, c'è qualcosa di strano. Mancano alcune cose. Manca una cassetta in cui c'erano i tesserini dei portieri e alcuni spiccioli per le macchinette del caffè, oltre alla retta di un professore lasciata la sera prima, per un totale di circa 200.000 lire. Manca la borsa di Floride e il suo beauty case che stavano di sopra, nella guardiola. E manca il badile, naturalmente. Di impronte non ce ne sono, a parte una, molto strana. L'impronta di una mano, di una palma destra, stampata sul bancone della guardiola. È come se qualcuno ci si fosse appoggiato sopra per scavalcarlo, magari aiutandosi con quella sedia trovata da Riccardo appoggiata al bancone. Forse è accaduto proprio questo. Qualcuno ha appoggiato la sedia al bancone e lo ha scavalcato, lasciando quell'impronta. Ha aperto il cassetto per rubare e ha sottratto quello che ha trovato, anche la borsa e il beauty case. Floride lo ha sentito e si è svegliata. Lo ha rincorso di sotto e a quel punto lui ha perso la testa e l'ha aggredita. Hanno lottato, poi lui ha preso quel badile e l'ha colpita. Alla fine scappa, dopo aver preso dal bagno un asciugamano per pulire le tracce e aver cercato di pulire il badile nella neve. Tutto chiaro. E invece no. Se è un ladro, deve conoscere bene il college per muoversi al suo interno in quel modo e allora deve sapere che là non c'è quasi niente da rubare. E poi, perché Floride lo insegue in quel modo, senza ciabatte, fin giù nello scantinato? E ancora, perché tutta quella violenza? Perché accanirsi su di lei con quei 22 colpi di badile? E ancora, l'assassino è andato nel bagno a prendere quello straccio e per farlo ha attraversato lo scantinato che è allagato da un'enorme pozza di sangue. Eppure, sul pavimento del bagno non ci sono tracce di sangue. Cosa fa? Vola? Senza sfiorare il pavimento insanguinato? È strano questo delitto, strano e orribile. Le indagini sono difficili. Ce le racconta il procuratore della Repubblica di Urbino, il dottor Claudio Coassin, intervistato da Alessandro Riva. Signor procuratore, lei ha seguito il caso di Floride Cesaretti fin dalle prime battute. Come inizia per voi questo caso? Andai sul posto, vidi la scena del delitto, una tragica scena perché la Cesaretti era distesa a terra, col cranio fracassato vicino a un'uscita secondaria del collegio,
Ordinai che venisse subito isolata e delimitata la zona. Disposi che venissero interrogate tutte le persone presenti. Diedi cercare quello che poi era, ci sembrò in un primo tempo, il movente del delitto, cioè quella cassetta che subito apparve come oggetto del delitto, che era sparita, contenente poche centinaia di biglietti da 1000. Da qui partono le indagini, sentendo innumerevoli persone. Il lavoro è stato immenso, direi che per mesi si è pensato quasi solo a questo delitto. Assieme al procuratore Coassin c'è un altro magistrato che si è occupato del caso. È il sostituto procuratore Giuseppe Gatti. Anche a lui abbiamo chiesto di raccontarci le indagini. Dottor Gatti, qual è la prima impressione che vi ha suscitato l'omicidio di Floride Cesaretti? Ma sostanzialmente sono venute in mente due considerazioni fondamentali. La prima, che si trattava di un omicidio occasionale, e in questo senso un omicidio non premeditato. La seconda, che si trattava comunque di un omicidio volontario, e sotto questo punto di vista che non si trattasse di un omicidio preterintenzionale. Ecco, quanto al primo aspetto, cioè quello relativo appunto alla natura occasionale del reato, questa viene fuori chiaramente dalla circostanza che per togliere la vita a Floride Cesaretti è stato utilizzato un badile. A un certo punto è successo qualcosa, un imprevisto, quello che io definisco un fattore scatenante. Da un certo momento in poi è subentrata questa volontà omicidiaria e allora ecco lì lo strumento occasionale, il badile, preso e utilizzato per colpire. Per colpire da un certo momento in poi, però, con la volontà di uccidere. Lo dimostrano i colpi alla testa, sono colpi ripetuti, insistenti, e quindi sotto questo aspetto non esprimono un fenomeno di overkilling, cioè una sorta di riconducibilità di questo crimine a un serial killer, né un particolare accanimento nei confronti della vittima. Esprimono soltanto l'intenzione, da un certo momento in poi, di eliminare Floride Cesaretti. Uccidere Floride, perché? Per rubare? O per qualche altro motivo? La prima cosa che fanno gli investigatori in questi casi è ricostruire la personalità della vittima, capire chi è esattamente Floride Cesaretti. Quando viene uccisa, Floride ha 47 anni, è sposata a un impiegato della USL e ha due figli, una figlia che fa l'avvocato a Milano e un altro che ha un negozio di scarpe. Floride lavora nel college e quando ha un po' di tempo libero dà una mano al figlio in negozio oppure lavora in casa per la famiglia. Nient'altro. Niente di strano per una persona che tutti ricordano come molto dolce e molto simpatica e molto espansiva e anche molto energica. Floride si sposa presto, a 20 anni e a 21 ha il primo figlio e si mette a lavorare per la famiglia con molti sacrifici. È felice quando la figlia va all'università e diventa avvocato, ma non si oppone quando l'altro figlio decide di smettere di studiare per andare a lavorare. È energica Floride, ma è anche molto moderna. Anche con gli studenti del college in cui lavora da 20 anni ha un rapporto così. Rosita Romeo ha studiato in quel college e la conosceva molto bene. A lei, Lorenzo Viganò, ha chiesto di raccontarci qualcosa di Floride. Io ricordo Floride come una persona straordinaria, truccata in maniera estremamente garbata, sempre, sobria, ma soprattutto disponibile. Attraverso il sorriso, un linguaggio molto semplice. Quando non si vive vicino casa o a casa propria, sicuramente il college diventa una sorta di casa. E Floride in quel caso per me era una zia. Ecco, ma c'è un'immagine che quando lei ricorda Floride le viene in mente? Come se la ricorda? Le mani curatissime, il suo bracciale d'oro. La cura nel porsi, nel gestirsi come persona. Sorriso bellissimo. Una brava donna, una donna di casa, sempre pulita e sempre in ordine. Una madre di famiglia e anche una madre per i suoi studenti, coi quali aveva un ottimo rapporto. Sempre gentile e sempre disponibile, anche se precisa, e poco disposta a lasciar correre le cose che non andavano. Una donna che amava il suo lavoro e che non si sentiva per niente in pericolo. Gli studenti potevano essere tutti i suoi figli, i professori, come diceva lei, tutti vecchi. Con tutta questa gioventù, aveva detto ad una sua collega della lavanderia soltanto qualche giorno prima, chi vuoi che venga a dar fastidio a noi?
E invece qualcuno la uccide, in quello scantinato del College Il Colle, quel venerdì mattina. Chi e perché? Per noi, intanto, resta il mistero. Ha cresciuto dal luogo in cui si è svolto il delitto, l'università, che per quanto sia un'università tranquilla, controllata e a posto come quella di Urbino, resta sempre, per la sua natura stessa di luogo frequentato da molta gente, un po' misterioso. Allora, andiamolo ad osservare un po' più da vicino. Andiamo là, assieme ad Alessandro Riva e Lorenzo Viganò. Ecco Carlo, qua siamo proprio all'interno del College del Colle. E questa è la guardiola in cui prestava servizio quella notte Floride. E proprio qua davanti, tra l'altro, c'era una poltrona. Noi abbiamo parlato con il custode che ha dato, doveva dare il cambio a Floride quel mattino e che poi l'ha trovata morta. Ci ha raccontato che proprio arrivando da quella porta ha visto come prima cosa una poltrona appoggiata lì, appoggiata con lo schienale contro la guardiola. E all'inizio lui non ci ha fatto granché caso, non ha capito perché fosse lì la poltrona, l'ha spostata. Poi solo dopo ha realizzato e ha pensato che l'assassino potesse essere entrato dentro. E quindi fosse un particolare molto importante. Sì, proprio avesse scavalcato il bancone. Ho capito. In questo luogo come si arriva? Ma dunque, intanto ci si potrebbe arrivare da questa porta principale, però da questa porta noi sappiamo che l'assassino non è entrato, perché questa porta è stata aperta poco prima delle ore 7 quel mattino da un professore che poi è uscito. E ci sono però altre porte che se adesso usciamo ti facciamo vedere, che danno l'accesso al corpo centrale del College Il Colle. Da questo terrazzo si riesce ad avere una visione d'insieme del posto. Quello che noi vediamo è il colle ed è uno dei 5 college che compongono la cittadella universitaria. È stato costruito nel 1965 dall'architetto Carlo De Carlo, che nelle intenzioni ne voleva fare proprio una struttura che desse agli studenti la possibilità di gestire il loro spazio autonomamente. Come tu vedi è proprio molto articolato, è molto grande, e se questa cosa da un lato consente libertà di movimento a chi vi alloggia, dall'altro lato però la rende anche molto labirintica. Infatti, come tu puoi vedere, è tutto un dedalo di stradine, di scalinate che collegano tra di loro le stanze e le stanze con il corpo centrale. Quindi per muoversi agevolmente qui dentro bisogna conoscere il luogo. Sì, chi non lo conosce si perde molto facilmente. E noi ci troviamo, come dicevamo, nel corpo centrale, nel quale si arriva attraverso la porta che ti abbiamo fatto vedere prima, oppure attraverso altre tre porte che si trovano qui sotto, una qui sotto e le altre due proprio qui a destra. Adesso ti facciamo vedere sulla piantina per rendere più chiaro. Ecco, noi ci troviamo qui, questo è l'ingresso e queste sono le altre tre entrate. Capito. Ecco, tieni presente che queste tre entrate la notte in teoria sono chiuse. Noi abbiamo parlato un po' con tutti i custodi, ci hanno spiegato che la regola è che all'una il corpo centrale dell'edificio chiude, per cui il custode dovrebbe fare il giro di tutte le porte e chiuderle dall'interno con un chiavistello. Però questo, almeno ai tempi, non succedeva sempre, perché i custodi spesso non facevano il giro delle porte per chiuderle. Questo può apparire strano, ma in realtà in un posto come questo è abbastanza naturale, perché è sempre stato un posto non solo molto tranquillo, ma anche un posto molto vivo. Hanno raccontato che gli studenti, anche dopo le 3 del mattino, alle 3 chiudono i pub giù a Urbino e continuano a salire e vanno nelle loro camere, passano dalla portineria, cioè c'è un via vai continuo per tutta la notte. Ecco, allora è abbastanza semplice accedere al corpo centrale dove c'è la portineria, ma per arrivare giù, nella stanza in cui è stata ritrovata Floride, c'è solo quell'entrata, scavalcare il bancone? No, in realtà no, ci sono altre porticine un po' disseminate in tutta la struttura che collegano l'esterno ad altri locali di servizio, e locali di servizio che poi sono a loro volta collegati alla guardiola, il che rende la guardiola da questo punto di vista ancora più vulnerabile. Ecco, questo per quanto riguarda le entrate. E le uscite? Ma dunque, in linea teorica l'assassino potrebbe essere uscito dalle stesse porte che ti abbiamo fatto vedere come porte d'entrata, compresa questa finestra che dà nella guardiola e che inspiegabilmente fu trovata aperta. Però noi sappiamo per certo che l'assassino è uscito da quella porta, cioè la porta dietro la quale si è consumato l'omicidio. Lì davanti è stato trovato l'asciugamano con il quale lui ha pulito sommariamente il luogo del delitto, e anche i segni della pulitura del badile sulla neve. Il badile è pulito prima sbattendolo di piatto sulla neve e poi infilandolo verticalmente all'interno della neve. Bene, da lì è uscito e dove è andato?
Una cosa certa è che è andato via in macchina, perché è andato via portando con sé il badile, la cassetta coi soldi e la borsa e il beauty case di Floride. Poi tracce certe del suo passaggio non ce ne sono altre, se non il ritrovamento circa un giorno e mezzo, due giorni dopo, della borsa e del beauty case di Floride, che sono stati trovati a 2 chilometri da qua sulla strada verso Urbino, in una zona boschiva, collinare, dove l'assassino deve aver raggiunto per un pezzo in macchina, poi facendo anche un pezzo a piedi e gettando poi giù da una scarpata la borsa. Le prime testimonianze che gli investigatori raccolgono servono a ricostruire le ultime ore di Floride. Floride, lo abbiamo detto, lavorava al college. Faceva 2 giorni la mattina, 2 giorni il pomeriggio e 2 giorni la notte e poi 3 giorni a casa. Quel giorno aveva il turno di notte. Verso 1:00, Floride aveva telefonato alla figlia, che studiava a Milano, tanto per chiacchierare un po'. Avevano parlato del più e del meno e lei, la figlia, l'aveva sentita tranquilla come al solito. Alle 3:30 arrivano 3 studenti. Ad aprirgli la porta dell'ingresso principale però non è Floride, ma un ragazzo giovane con il pizzetto. Sembra che stia aspettando qualcuno e dopo aver aperto ai ragazzi se ne torna a guardare fuori come faceva prima. Floride è dietro alla guardiola, tranquilla, e saluta i ragazzi. Uno di questi le chiede cosa fa ancora alzata quell'ora, perché non è andata a riposarsi sulla brandina, ma lei risponde che sta aspettando qualcuno. Quando i ragazzi se ne vanno, verso le loro camere, il giovane col pizzetto è ancora lì, fermo, ad aspettare. È l'ultima volta che qualcuno vede Floride viva. Alle 4:30, 2 assistenti universitari rientrano nel college e non vedono nessuno, neppure Floride dietro alla guardiola. Alle 5 di mattina, una collega che fa il turno di notte nell'altro college chiama Floride per fare qualche chiacchiera, ma lei non risponde. Alla portineria del college Il Colle, il telefono squilla vuoto e non risponde nessuno. Chi era quel ragazzo col pizzetto? Dov'è andato? La mattina dopo, una donna vede un ragazzo che corrisponde alle sue caratteristiche salire sul pullman che da Urbino va a Roma. Anche i 7 o 8 passeggeri del pullman confermano di aver visto quel ragazzo e di aver notato che era molto nervoso. Lo vedono scendere a Roma Tiburtina, ma da quel momento nessuno ne sa più niente. La polizia fa un identikit, ma nessuno si presenta a dire di conoscere quel ragazzo o di averlo già visto al college. C'è un altro avvistamento, strano, anche questo. Quella notte, verso le 4, alcuni studenti che stanno rientrando dal centro storico vedono sfrecciare giù dalla strada che porta al college una macchina che subito si allontana. E poi, il giorno dopo, un signore che porta a spasso il cane trova il beauty case e la borsa di Floride, intatti, con ancora tutto dentro, un indumento ancora piegato, come se nessuno li avesse aperti, e perfettamente puliti, senza nessuna macchia di sangue, come se nessuno li avesse toccati. È un caso veramente difficile, questo. A questo punto quali sono le piste investigative che cominciate a seguire? Ma diciamo che il filone che poi ha preso consistenza è stato quello iniziale, cioè dell'omicidio non pianificato, scaturito in conseguenza di uno o più fattori scatenanti, un tentativo di furto scoperto dalla vittima. E quindi qui il fattore scatenante, l'imprevisto, è proprio l'intervento sulla scena della vittima, che a un certo punto coglie in flagranza il ladro. La Cesaretti lo sorprende, lo riconosce, gli contesta quello che stava facendo in quel momento. E lì la reazione, una reazione improvvisa, frutto, chissà, forse di un momento di totale panico, di totale incapacità di autocontrollo. E l'altra è quella invece del furto come prospettiva di simulazione, quindi come un qualcosa costruito dopo. E qui il fattore scatenante quale può essere stato? Un incontro, un colloquio, una conversazione, iniziata in maniera normale, da un certo momento in poi degenerata, perché no? Magari toni alti, toni forti, e alla fine una particolare esasperazione di un conflitto esploso proprio in quel momento. È gestito poi al di fuori di ogni capacità di controllo, soprattutto chiaramente da parte dell'assassino.
La procura di Urbino e la polizia interrogano centinaia e centinaia di persone. Appuntano la loro attenzione su chiunque conosca il college dall'interno. C'è un uomo, un dipendente del college, che è psicolabile e ha precedenti per atti violenti, anche se non di grave entità. Però quell'omicidio non sembra da lui, soprattutto quei tentativi di depistaggio, e viene scartato. C'è un altro uomo che lavora per l'ente da cui dipende il college. Soffre di insonnia e va al college a qualunque ora del giorno e della notte, anche alle 3 del mattino, e per questo ha litigato coi portieri, anche con Floride. Però, per l'ora del delitto ha un alibi, era a casa, in famiglia. Ce n'è un altro dipendente, che è stato sorpreso a compiere piccoli furti, e anche lui ha litigato con Floride. Però, per l'ora del delitto ha un alibi, anche lui era a casa, in famiglia. C'è un altro uomo che attira l'attenzione degli investigatori. Si chiama Mauro e sta per prendere servizio al Tridente, un college di vicino, quando viene chiamato da Riccardo, il custode del colle, che ha trovato Floride nello scantinato. Mauro ha una macchina molto simile a quella che viene vista sfrecciare quella notte. Quali sono i rapporti di Mauro con Floride? Dov'era al momento del delitto? Non è possibile chiederglielo, perché pochi giorni dopo, durante il funerale di Floride, Mauro muore. Sbianca all'improvviso, come dice uno studente che gli sta accanto, e cade a terra. Un infarto. Tanta emozione per gli investigatori è sospetta. Ma poi si fa avanti la fidanzata di Mauro a fornirgli un alibi. Le indagini su di lui si interrompono. Forse davvero la morte di Mauro è soltanto una sfortunata coincidenza e anche lui, indirettamente, è una vittima di questo caso. E allora? Indagini difficili. Del caso si interessano anche gli investigatori dell'UACV, l'unità per l'analisi del crimine violento, la specialità della Polizia Scientifica di Roma che dà la caccia ai serial killer. Il caso, infatti, è particolare. È l'unico avvenuto in Europa negli ultimi anni che sia stato commesso con quella strana arma del delitto, quel badile. Lo UACV rimane a Urbino per un po' e stila un rapporto che consegna alla procura. Se c'è qualcosa di utile in quel rapporto, sicuramente verrà presto fuori. Questo non è lo sfondo che ti immagineresti per un delitto. La luce che c'è qui è la stessa luce gentile dei quadri del Rinascimento. I colli sono gli stessi su cui volava l'aquilone della poesia di Giovanni Pascoli. E questa è una città in cui non succede mai niente. E uno dei problemi più grossi sono gli schiamazzi degli studenti il giovedì sera. Certo, l'università è sempre un'altra cosa, una città a parte. E quando dici l'università, non dici Bologna, non dici Roma, non dici Milano. Dici l'università, la Sapienza, la Cattolica, come fossero città anche loro. E anche qui non dici Urbino, ma dici questo strano labirinto che sembra uscito da un quadro di Escher e sembra una follia, ma una follia piacevole e discreta, come questa università. Che ha finestre da cui si vedono gli stessi paesaggi che fanno da sfondo ai quadri del Rinascimento, ma che ha anche una porta, quella che dà sullo scantinato, davanti alla quale le signore della lavanderia passano in fretta, perché ancora quella porta fa paura. I misteri fanno sempre paura, e in questo caso di misteri ce ne sono tanti. Come ha fatto l'assassino ad andare nel bagno a prendere quello strappo? La pianta. In questa immagine vediamo le scale che immettono nel locale che sarà poi teatro dell'omicidio. Non è un locale molto grande, poco più di 3 metri per 3. Immediatamente sulla destra, quindi terminato l'ultimo gradino dell'ultima rampa, troviamo un montacarichi. Sì. E qua proseguendo sempre sulla destra, la porta che dà sull'esterno. Di fronte al montacarichi abbiamo una scatola di cartone di dimensioni piuttosto grosse e un armadietto metallico. Qua è la porta, quindi che si apre verso l'interno del locale, che immette nel locale adibiti a ghiacciaia. Qui si dipartono, nella parte superiore, un corridoio che arriva fino ai gabinetti. E un altro ambiente, quindi rettangolare, che termina qui. Qua c'è una piccola finestrella. Vediamo un po' di capire dov'era il corpo senza vita della Cesaretti.
era in questa posizione, quindi col capo che dava verso la ghiacciaia, verso l'uscio della ghiacciaia, senza tuttavia varcarlo. Ecco. La posizione era prona. Sì, cioè a faccia in giù. Cioè a faccia in giù, esattamente. Bocconi, possiamo dire. Con le braccia leggermente in avanti, i gomiti flessi. Sì. Particolare molto importante, la camicetta, la parte posteriore della camicetta e del maglioncino erano sollevati nella direzione del capo. Altro particolare estremamente importante, quando la donna venne girata, al momento del sopralluogo tecnico, le ginocchia, questo è stato scoperto quando poi il corpo è stato rivoltato, non erano molto sporche di sangue, quindi c'era un imbrattamento ematico abbastanza modesto alle ginocchia e alle gambe. Altro particolare, a mio avviso, fondamentale, quindi l'arco plantare, quindi i piedi, compreso il tallone, non erano sporchi di sangue. Le lesioni riscontrate principalmente, quindi elettivamente, al capo della signora erano di due tipi, quindi da corpo contundente e da fendente, quindi riconducibile a un attrezzo di una certa pesantezza, dotato di una superficie piana e di spigoli non particolarmente affilati. Come quel badile che è scomparso dal luogo del delitto. Esatto. Ma adesso andiamo ad analizzare un po' più attentamente la scena del crimine. Quindi vediamo che le tracce di sangue, la dislocazione delle tracce di sangue, lasciano ritenere questo, cioè ossia che l'azione lesiva si sia scatenata, quindi sulla vittima, nello spazio delimitato dal primo gradino dell'ultima rampa fino al luogo in cui giaceva la testa, quindi sull'uscio della porta che dava sulla ghiacciaia. Sulla ghiacciaia, E in modo particolare si è iniziata, quindi sul primo gradino o nella zona delimitata da questo spazio, quindi sui gradini, e si sia conclusa dove il corpo della donna è stato ritrovato. Sì. Dobbiamo cercare di cambiare un po' piano di lettura, di analizzare con maggiore attenzione e interpretare i quadri ematici, l'insieme dei segni rappresentati dalle gocce che cadono, quindi sulle parti del pavimento oppure del muro, dei gradini, della scena del crimine. Andiamo a vedere l'altra immagine, Lorenzo. Ecco. Sulla scena del crimine sono state repertate e documentate tre diversi gruppi, quindi categorie morfologiche di macchie di sangue. Prima classe morfologica, schizzo di sangue, schizzo ematico proiettato direttamente da tessuti colpiti. Quindi ha una forma molto caratteristica, molto allungata, a punto esclamativo, infatti così vengono chiamate. Quindi è una traccia di sangue molto particolare, perché in questo caso la goccia ha una elevata energia cinetica, quindi ha un angolo di incidenza molto stretto. Sì. Seconda classe morfologica, gocce di varia dimensione, caratterizzate da una leggera raggiatura, quindi piccole spine. Questa testimonianza quindi di uno sgocciolamento da un'altezza piuttosto modesta, cioè 50-70 centimetri. Ho capito. Quindi terza classe morfologica rappresentata da imbrattamenti e colature. Sulla scena del crimine vengono ritrovate delle striature ematiche provocate dal trascinamento del corpo della Cesaretti, quindi con i suoi vestiti imbevuti di sangue, e lasciano questa caratteristica imbrattatura, imbrattamento ematico. Sulla base di questi elementi che abbiamo brevemente analizzato, andiamo a vedere l'altra immagine. Ecco, con questa immagine al computer, quindi possiamo individuare con esattezza i punti in cui la Cesaretti è stata colpita, perché in corrispondenza di questa zona, quest'altra zona e quest'altra zona finale, noi troviamo, repertiamo e documentiamo le tracce, gli schizzi ematici proiettati direttamente dai tessuti colpiti. Ho capito. Quindi noi sappiamo che in questo punto, quest'altro punto e quest'altro punto si è verificato quindi l'attacco da parte dell'aggressore, probabilmente con quel badile di cui abbiamo parlato prima. Perché ci possiamo esprimere con una certa sicurezza? Perché in questi punti, in corrispondenza di queste zone, sono state ritrovate, repertate, quindi le gocce, quindi le tracce a schizzo, quindi gli schizzi di sangue. Quindi sono gocce particolari, quindi che incidono, quindi con un angolo di incidenza molto stretto, con una grande energia cinetica e a forma di punto esclamativo, allungate. Quindi sono quelle provocate dai tessuti colpiti. Esatto. Ma analizziamo un po' il resto degli imbrattamenti e delle striature. Noi vediamo una striatura che abbiamo definito da trascinamento, quindi provocata dal trascinamento con tutta probabilità del corpo della Cesaretti, quindi coi vestiti imbrattati di sangue. Quindi una striatura che diventa più netta e meglio visibile immediatamente sulla destra. Striatura che continua e finisce quindi in questa zona, in corrispondenza delle gambe della Cesaretti. Insieme a questi elementi che sembrano
tutto sommato abbastanza chiari, abbiamo due elementi strani, che sembrano avulsi rispetto a quelli principali. Una strana ansa descritta in questa zona, quindi in corrispondenza della gamba destra della Cesaretti, che sembra leggermente distaccarsi dalla striatura principale, due colature ematiche abbastanza massicce in questa zona. Come dicevamo, elementi avulsi rispetto alla striatura principale. Ho capito. Quindi quegli schizzi nei punti in cui è stata colpita, i segni del trascinamento e quelle due strane macchie. Che cosa può essere successo? E basiamoci sugli elementi che abbiamo prima raccolto ed esaminato. Quindi con ogni probabilità la signora è stata colpita in questa zona, quindi sui gradini. Non sappiamo se fosse stata in piedi oppure sdraiata lungo i gradini. Certo. Probabilmente nel tentativo di fuga caduta o strattonata. Non possiamo stabilirlo, però sappiamo che sull'alzata del primo gradino dell'ultimo pianerottolo noi abbiamo trovato una macchia, quindi uno schizzo, un imbrattamento ematico di questo tipo. Ecco, questa era grosso modo quindi l'impronta ematica, la traccia ematica che è stata riscontrata e documentata sull'alzata del primo gradino della scala, di quel corridoietto che abbiamo visto prima. Quindi qua possiamo vedere in maniera proprio netta, in maniera anche drammatica, gli schizzi ematici e questa zona di imbrattamento, probabilmente provocato quindi dal contatto dei capelli intrisi di sangue, bagnati di sangue, quindi con la superficie dell'alzata del gradino. Torniamo alle immagini di prima per cogliere una dimensione complessiva di tutta la dinamica, o almeno proviamoci. Io penso che a questo punto la signora sia stata trascinata verso il basso, ecco, trascinata lungo questi gradini, e il trascinamento in questa zona, infatti la striatura ematica incomincia a essere più delineata, più netta, quindi meglio visibile, quindi sia stata trascinata sulla destra. All'altezza del Montacariche, proprio di fronte al Montacariche, noi abbiamo ritrovato un'immagine, a mio avviso, estremamente importante. Qua vediamo il segno di una striatura ematica che abbiamo chiamato da trascinamento, quindi provocata dal corpo e dai vestiti inzuppati di sangue della signora che vengono trascinati. È netto, ben visibile. Però cosa vediamo qua in trasversale? Vediamo che questa stria è attraversata da un qualcosa, e questo qualcosa è una cosa molto semplice, cioè è uno schizzo di sangue, quindi proveniente dai tessuti, che si sovrappone alla stria, non si confonde con essa. Quindi portiamo alle estreme conseguenze questa semplice osservazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che qualcuno prima ha trascinato, poi ha sospeso il trascinamento, quindi ha preso il badile, di cui abbiamo parlato prima, quindi ha caricato e ha scaricato il corpo, provocando lo schizzo. Che attraversa, infatti, che passa sopra la scia di sangue. Che si sovrappone, non si confonde. Oppure, seconda ipotesi, quella che io predico e ti spiegherò anche perché successivamente, qualcuno in maniera sofferta, quindi trascina quindi lentamente il corpo della signora, e un altro soggetto, quindi un secondo individuo, carica il corpo e scarica. Però perché io preferisco questa seconda ipotesi? Perché nella prima ipotesi un solo soggetto, un singolo individuo, avrebbe dovuto interrompere il trascinamento, fare tutti quegli atti, caricare il corpo, scaricare, e in tutto questo lasso di tempo avrebbe dovuto formarsi una pozza di sangue, che in effetti non è stata repertata. Ho capito, quindi molto probabilmente mentre una persona trascina la signora, l'altro continua a colpirla. Lo ritengo probabile, e oltretutto l'analisi attenta di questa immagine ci dà un'altra informazione importantissima. Ci dice una cosa, che in quel punto, quindi di fronte al Montacarichi, la signora era trascinata non per le mani, ma per i piedi, quindi per le caviglie. Perché dico questo? Perché se fosse stata trascinata per le braccia, quindi tenuta per i polsi in questo modo, il resto del corpo insanguinato quindi avrebbe provocato una scia molto più larga, che avrebbe cancellato, quindi portato via con sé, quindi cancellato lo schizzo ematico precedentemente provocato. E questa è un'immagine importantissima, che dà ragione anche degli altri elementi che abbiamo chiamato avulsi rispetto alla striatura principale di prima. A questo punto che cosa avviene? Avviene una cosa molto strana, cioè il trascinatore cambia presa, quindi lascia le gambe della signora, a mio avviso, e prende le braccia e fa ruotare il corpo della signora di 180 gradi, in questo modo, trascinandolo, facendo perno sul bacino. Ho capito. Questo movimento abbastanza strano darebbe spiegazione della strananza che abbiamo esaminato prima, ma anche di queste strane massicce colature avulse dalla stria ematica principale. Perché? Perché con ogni probabilità
quello che abbiamo chiamato il trascinatore, quindi solleva, tiene sospeso il tronco della signora, tenendola per le braccia, i capelli, quindi sgocciolano, pensa a un tragico pennello che sgocciola e alimenta queste pozze di sangue, queste colature, fino a un certo punto, perché poi la rotazione trova una fine, 180 gradi in questo modo, prendendo la signora per gli avambracci, probabilmente anche per i polsi. Il trascinamento trova fine in questo punto e in questo punto viene assestata la serie finale. Ho capito, molto drammatica, quella più devastante poi per il corpo della povera signora. Quindi la signora è stata trascinata per le gambe e poi ad un certo punto c'è stato questo cambio di presa. Ecco, perché avviene questo? Vedi, anche questi movimenti mi danno la sensazione dell'indecisione da parte di due persone differenti che non sanno che direzione prendere. Ho capito, quindi molto probabilmente non una sola persona lì dentro, ma due. Sì, ma l'elemento più drammatico, inquietante, è quest'ultimo. C'è la presenza di molto sangue, ma c'è anche un'assenza inspiegabile. Certo. Cos'è che manca? Ecco, cosa mi sarei aspettato di trovare? Mi sarei aspettato di trovare degli schizzi di sangue, anche a un'altezza considerevoli, quindi determinati, quindi dall'effetto aspersorio in fase di caricamento, quindi al momento dello sferramento dei colpi, ecco, in questo modo. Certo. Quindi se tu subissi di colpi una persona in maniera furibonda, quindi specialmente con uno strumento simile a quel badile, quindi con una superficie ampia e degli spigoli non affilati, ecco, in questo modo avresti dovuto proiettare a grande velocità e grande altezza questi schizzi che non sono stati ritrovati. E cosa suggerisce questa immagine? Questo è veramente altamente drammatico. Suggerisce una serie di colpi quindi inferti alla vittima, ma una serie di colpi assestati con una certa pausa, una certa cadenza. Quindi colpo, pausa, colpo, caricamento lento, nuovo colpo, quasi che l'aggressore volesse osservare gli effetti dei propri colpi sulla vittima. È un delitto ghiacciante. Non sappiamo per quale motivo, forse davvero per rubare pochi spiccioli, o forse perché crede che là sotto ci sia qualcosa, ma qualcuno entra in quel college quel venerdì mattina. È qualcuno che conosce i luoghi e forse non entra neppure da sopra, ma da sotto, passando dalle lavanderie, per esempio. Floride sente qualcosa e scende a vedere chi c'è. Mette anche le ciabatte, come avrebbe fatto normalmente, e scende. Di sotto riconosce l'assassino e lui si sente perduto. L'aggredisce e la uccide. Poi va nel bagno e sappiamo perché non si macchia di sangue, che ancora non si è formato in quella parte di pavimento. Pulisce. Porta di sopra le pantofole e sistema indizi per far pensare ad un furto andato male, compiuto passando dalla guardiola. Non funziona. Perché quando sale di sopra non sporca i gradini di sangue? Ce n'è solo nell'ultima rampa di scale, non sulla prima. Perché non sporca di sangue il beauty case e la borsa di Floride? Perché l'assassino non è solo. Sono due, forse di più. Magari uno di loro è una donna, come potrebbe far pensare quell'impronta numero 38. Forse sono studenti, forse lo è solo uno di loro e gli altri sono delinquenti suoi amici, balordi che vogliono rubare. Floride li sorprende, li riconosce e scatta quella violenza assurda, insensata. Quei colpi dati per uccidere, con quella lente studiata e ferratezza. Intanto, uno dei tre è rimasto di sopra. In scena un depistaggio e non sporca di sangue nulla perché è rimasto pulito.
Floride viene trascinata nel modo che abbiamo visto. Le tracce vengono ripulite e alla fine scappano tutti dalla porta di sotto. Può essere, come può essere tutto un depistaggio. Magari chi è andato nella guardiola voleva uccidere Floride fino dall'inizio. L'ha minacciata, l'ha fatta scendere di sotto, l'ha uccisa simulando un'arma occasionale. Poi ha sistemato le cose per far credere un furto. Anche quel beauty case e quella borsa, gettati lontano, come dopo una fuga. Ma perché? Chi poteva voler uccidere una brava persona come Floride? Le nostre sono ipotesi, ipotesi da romanzo giallo. Quello che conta veramente sono le indagini della magistratura. Indagini che vorremmo andassero avanti e che potrebbero farlo meglio se qualcuno che ha visto qualcosa, qualcuno che ricorda un particolare importante che ancora non ha detto, si facesse avanti e lo dicesse. Per Floride, per un'indagine difficile su un delitto agghiacciante. Voi avete fatto molti interrogatori, ma anche alcune molte indagini scientifiche. Che tipo di indagini sono state fatte dal punto di vista tecnico? Ma chiaramente in un omicidio l'indagine tecnico-scientifica ha un suo peso. I mass media hanno riportato notizie non veritiere, in particolare nella parte in cui hanno riferito di indagini e di comparazione di DNA che questo ufficio avrebbe fatto a tappeto su centinaia e centinaia di persone, in particolare sugli studenti, con una serie di problemi anche di ordine economico, perché a detta di questi articoli noi avremmo speso miliardi e miliardi per fare questo tipo di indagine. Sicuramente portiamo avanti con interesse l'indagine tecnico-scientifica, perché è uno degli spunti più importanti per noi, però stiamo ben attenti a che questo tipo di accertamento sia mirato, sia un accertamento che si inserisca in una precisa strategia di indagine, non sia, come dire, gestito in forma indiscriminata. Ecco, che risultati avete ottenuto da questi esami tecnico-scientifici? Per quanto riguarda i risultati, sono coperti dal segreto investigativo, non posso dirne altro. Neanche noi possiamo dire altro. Il mistero, su un caso assurdo e inquietante come questo, rimane. Su Floride, che lavorava da 20 anni dietro quella guardiola, perfettamente serena e tranquilla con i suoi ragazzi, e che mai avrebbe potuto pensare che potesse succederle una cosa del genere in un posto del genere.